Lettura della Bibbia. Ciclo di conferenze sulle lettere ai Corinzi, tenute al Centro Culturale San Fedele di Milano nel mese di novembre-dicembre 1990 da Monsignor Gianfranco Ravasi, docente di Sacra Scrittura alla Facoltà Teologica dell'Italia Settentrionale. Quinta conversazione. Sabato 22 dicembre. Cristo, da ricco che era, si è fatto povero per voi. La colletta per la Chiesa di Gerusalemme e l'autodifesa di Paolo. Capitoli 7, 13. Con questa nostra ultima lettura della seconda lettera ai Corinzi, noi riusciamo finalmente ad avere un profilo del difficile rapporto che è esistito e intercorso tra questa metropoli straordinaria, tormentata, e un uomo straordinario come Paolo. Lo vedremo anche un po' quest'oggi, soprattutto attraverso la lettura, attraverso il linguaggio. Infatti noi leggeremo parecchi brani questa sera e in modo particolare cercheremo anche di sottolineare lo stile paolino. Gerolamo ha a questo proposito usato un'espressione curiosa. Paolo diceva: non curabat magnopere de verbis cum sensum haberet in tuto, che significa: Paolo non si preoccupava molto delle parole quando aveva chiaro, sicuro il senso, il messaggio, il significato. E secoli dopo, uno studioso tutto particolare come è stato il francese Renan nel secolo scorso, che non aveva poi particolari simpatie per Paolo, ha detto però una verità riguardo allo stile di Paolo. Scriveva: è impossibile violare più arditamente di quanto abbia fatto Paolo il genio della lingua greca. Paolo è veramente colui che scardina anche la sintassi, ha una stilistica sua, il suo pensiero, il suo modo di scrivere, il suo modo anche di articolare il discorso assomiglia a una colata lavica che si fa strada tante volte senza conoscere frontiere, senza conoscere percorsi obbligati e comandati. Paolo usa un vocabolario tutto sommato abbastanza contratto, gli studiosi l'hanno calcolato, egli usa 2446 vocaboli greci e su questi però riesce a costruire un pensiero originalissimo. Io vorrei darvi subito un esempio, due modelli, due esempi. Il primo è un esempio autenticamente paolino, il secondo è veramente una specie di enigma. Ricordate che nell'ultima nostra lettura della seconda lettera ai Corinzi abbiamo parlato spesso di enigma. Il secondo brano è un vero e proprio enigma per gli studiosi, ancora oggi. Il primo io lo intitolerei così: dalla cronaca alla teologia. E proprio, soprattutto questo si sentirebbe meglio ancora nell'originale greco naturalmente, è proprio il trapasso che Paolo fa da una notazione che sta ormai sviluppando, una notazione di cronaca, un evento suo, lo trasforma lentamente facendolo diventare teologia, e teologia altissima, anzi facendolo diventare canto, anzi facendolo diventare persino poesia, potremmo dire, e certamente facendolo diventare mistica, alta mistica. Ecco il testo, è nel capitolo primo, dal versetto 15 al 20. Noterete che non riusciamo ad avvertire qual è il punto di passaggio tra l'informazione, la pura e semplice informazione, e il fiorire della meditazione, del canto. Con questa convinzione avevo deciso in un primo tempo di venire da voi perché riceveste una seconda grazia e da voi passare poi in Macedonia per ritornare nuovamente dalla Macedonia in mezzo a voi ed avere da voi il commiato per la Giudea. Forse in questo progetto mi sono comportato con leggerezza? O quello che decido lo decido secondo la carne, in maniera da dire:
allo stesso tempo sì, sì e no, no. Dio è testimone che la nostra parola verso di voi non è sì e no. Il Figlio di Dio Gesù Cristo che abbiamo predicato tra voi, io, Silvano e Timoteo, non fu sì e no, ma in Lui c'è stato solo il sì. E in realtà tutte le promesse di Dio in Lui sono diventate sì. Per questo sempre, attraverso Lui, sale a Dio il nostro Amen per la sua gloria. Come vedete, da un'occasione, una discussione sul fatto che l'avevano accusato di essere incostante, egli comincia questo grande canto al Cristo che è il sì per eccellenza. E noterete anche che egli lo esprime col linguaggio anche ebraico, egli è l'Amen, cioè la parola sigillo, la parola definitiva, non ambigua, non contraddittoria, non evanescente, non incerta. Dobbiamo veramente pensare che Paolo ha come sua meta continua, quando scrive, il tentativo di far sì che il messaggio che egli comunica è un messaggio il più possibile reale, ma anche al tempo stesso il più possibile incandescente, alto. È un po', io lo esprimerei con una frase di uno scrittore francese molto noto, Antoine de Saint-Exupéry, quando diceva che bisogna che Dio sia più reale del pane in cui si affondano i denti. Ecco, Paolo celebra Dio, celebra il Cristo in maniera solenne e grandiosa, però sempre affondandolo nell'interno della materia e della storia. E vedremo proprio oggi alcuni esempi molto luminosi. Il secondo testo invece ci dimostra come nelle lettere di Paolo è arrivato anche qualcosa che non è suo. Avremo occasione di affrontare prima o poi anche quella difficilissima lettera, è una cosa a far tremare i polsi e le vene commentarla, questa è soprattutto, diciamo, a livello così, sia pure di alta divulgazione, ma a livello immediato. La lettera agli ebrei. La lettera agli ebrei è un monumento letterario difficilissimo e solennissimo. Questa non è di Paolo, certissimamente, non è uno scritto paolino. Gli studiosi arrivano anche a dire che sono deutero-paolini, cioè che provengono dai circoli di Paolo, anche degli scritti che sono tradizionalmente attribuiti a Paolo, come le lettere a Timoteo, la lettera a Tito. Si discute anche persino sulle lettere cosiddette della prigionia, gli Efesini sono proprio di Paolo o no? I Colossesi? Che significa che proprio sotto il mantello di Paolo, come era avvenuto per Isaia nell'Antico Testamento, si sono raccolti anche testi diversi che però riflettevano sempre la sua predicazione, il suo stile, la sua esperienza, la sua visione del cristianesimo. Qui invece abbiamo proprio un esempio indipendente, tra l'altro discrepante dal contesto e soprattutto scritto con una penna che non è quella di Paolo. Questo quasi certamente. Il testo ve lo voglio leggere perché di solito penso che non lo conosciate. Si trova nel capitolo sesto, dal versetto quattordicesimo in avanti, fino al capitolo settimo, versetto 1. Vi dico subito di che cosa si tratta secondo gli studiosi. Secondo gli studiosi si tratterebbe di uno scritto giudaico, non cristiano, che è stato battezzato, è stato inserito. Come mai? Ma i misteri delle redazioni antiche sfuggono anche agli studiosi più accurati. E per cui abbiamo veramente nella seconda lettera anche questa specie di materiale vagante che è andato sul fiume della lettera e alla fine accolto come una foglia e si è fermato ad un meandro. Il testo, pensate, contiene sei vocaboli greci che non ci sono in tutta la Bibbia greca, quindi compresa la traduzione dell'Antico Testamento. Sei vocaboli rarissimi greci. Anzi, ce n'è un altro, perché diventerebbero sette, che non si trova nel Nuovo Testamento, in tutto il Nuovo Testamento. Quindi già, vedete, una lingua abbastanza strana, rara. Ma gli studiosi sono andati anche oltre, hanno cercato di vedere le fonti di questa pagina, di questo pezzo, di questo frammento che è scivolato nell'interno della lettera di Paolo, scritto con inchiostro diverso.
E si sono accorti che tutto il linguaggio è lo stesso di quei famosi, li conoscete bene anche voi, i famosi monaci di Qumran, quelli di quella comunità là sulle rive, sulle sponde del Mar Morto, i famosi testi che sono stati scoperti da quel pastore a partire dal 1947 in avanti, da quel beduino Mohammed Dib. Quindi avremmo un'espressione anche di una comunità giudaica, la quale però aveva una sensibilità tutta particolare. E un mio caro amico, che è un grande studioso di letteratura giudaico e cristiana, cioè del periodo intertestamentario cosiddetto, il trapasso tra l'Antico e il Nuovo Testamento, il professor Fitzmaier dell'Università di Washington, ha dimostrato abbastanza bene questa connessione, riuscendo anche ad elencare tutti i contatti che sono molto strani. Per esempio, lo sentirete, poi leggeremo questo testo molto velocemente senza commentarlo perché è difficile anche. Sentirete per esempio il tema del dualismo. Ricordate che i monaci di Qumran sentivano fortissimo la contrapposizione tra loro, figli della luce, e tutto ciò che stava fuori, che erano i figli delle tenebre per eccellenza. Sentirete nell'interno anche un'idea molto giudaica e poco cristiana, quello della autoghettizzazione, quello del non aver contatto con gli impuri, cercare di essere il più possibile separati, l'idea della separatezza, l'idea della santità, non come idea morale, come è prevalentemente anche nell'Antico Testamento, ma l'idea piuttosto sacrale, quella dell'isolamento sacro, ierocratico, come si dice, cioè un orizzonte purissimo nel quale non devono entrare i germi di ciò che sta fuori. Ancora si trova un modo di citare l'Antico Testamento che è tipico di Qumran, i florilegi, un tipico modo di mettere insieme, di coniugare citazioni diverse, di tessere citazioni diverse dell'Antico Testamento. E ancora c'è anche l'espressione di la definizione, l'ingresso di un principe demoniaco, il cui nome era noto a Qumran, Beliar o Belial, che era una deformazione della parola Baal, il dio cananeo antico, l'idolo. Ecco un po' questo testo, ascoltiamolo. Non lasciatevi legare al giogo estraneo degli infedeli. Questo è proprio un linguaggio, si può dire quasi preso alla lettera da Qumran, da questi monaci giudei. Quale rapporto ci può essere infatti tra la giustizia e l'iniquità, o quale unione tra la luce e le tenebre? Quale intesa tra Cristo e Beliar, o quale collaborazione tra un fedele e un infedele? Nella prima lettera Paolo invece aveva detto di entrare in contatto con quel mondo per trasformarlo. Qui invece si dice assolutamente, attenzione, non c'è collaborazione. Quale accordo tra il Tempio di Dio e gli idoli? Noi siamo infatti il Tempio del Dio vivente, come Dio stesso ha detto, e qui abbiamo tutte le citazioni in fila, abiterò in mezzo a loro e non con loro camminerò, e sarò loro Dio, ed essi saranno il mio popolo. Perciò uscite di mezzo a loro e riparatevi, dice il Signore, non toccate nulla di impuro, e io vi accoglierò e sarò per voi come un padre, e voi sarete come figli e figlie per me, dice il Signore Onnipotente. In possesso dunque di queste promesse, carissimi, purifichiamoci da ogni macchia della carne e dello spirito, portando a compimento la nostra santificazione nel timore di Dio. Ecco un elemento curioso nell'interno del dettato di questa lettera, ma noi ora dobbiamo lasciar perdere queste questioni più di tipo letterario, storico, lasciar perdere anche la redazione della lettera ed entrare nel messaggio. E il messaggio fondamentale, lo annunciavamo già l'ultima volta, è questo. Il ministero apostolico. Paolo disegna la figura dell'autentico testimone di Cristo, che è l'apostolo prima di tutto, ma sono un po' tutti i credenti, sono tutti i discepoli. Egli vuole proprio continuamente svegliare la coscienza. E c'è una tradizione antica, indiana, che dice che di solito il maestro sveglia la coscienza del discepolo sempre in tre maniere. Noi occidentali non abbiamo, usiamo solo forse una di queste strade o due. Paolo possiamo dire che veramente, non perché sia sulla scia del mondo indiano, ma usa un po' tutte e tre questi modi per svegliare la coscienza, far emergere dal sonno ciò che era sepolto. Il maestro sveglia il discepolo e ciò che è sepolto dentro di lui, prima di tutto col tocco.
E noi questo già non l'abbiamo più perché non abbiamo neppure più i contatti. Vedete, già parlare, adesso ormai si parla persino come io faccio in questo momento attraverso realtà impalpabili come sono le onde radio. Molte persone ascolteranno dopo. Invece quella dipendenza diretta tra il discepolo e il maestro è fondamentale. A me spiace in un certo senso vedere che tante persone anche certe volte per strada mi salutano e io non le conosco. Cioè stabilire anche questo contatto dei nomi. Paolo cita continuamente nelle finali delle lettere i nomi delle persone, saluta, vedete, recrimina anche su questioni concrete, il tocco. Poi secondo, la parola, questa realtà così fondamentale, così decisiva, perché l'insegnamento passa per eccellenza attraverso questo tessuto di comunicazione. E da ultimo anche, ed è questo anche importante, lo sguardo. Cioè il fissare gli occhi gli uni negli altri. C'è, voi lo sapete bene, una carica di magnetismo nell'interno di certi conferenzieri, di certi oratori, proprio nello sguardo stesso, nel riuscire a conquistare l'uditore proprio attraverso lo sguardo. Non so se ricordate per esempio lo sguardo di Paolo VI, questi occhi a spillo puntati che perforavano la persona che era in dialogo con lui o comunque l'orizzonte che lo circondava. Ecco, noi possiamo immaginare Paolo anche così, perché è un uomo che descrive e che si indirizza con una immediatezza eppure sta scrivendo, per cui tocco, parola e sguardo si risentono. È quello un po' che vedremo anche ora. Cominciamo, mi fermerò innanzitutto soprattutto sul capitolo terzo, un bellissimo capitolo in cui rappresenta il vero cristiano. Prendiamo la prima, oserei dire quasi la prima strofa, tanto è poetico anche questo testo. Il simbolo che Paolo usa è il simbolo dello scritto, è il simbolo della lettera, una lettera. Il punto di partenza è naturalmente polemico, perché egli dice a quelli, quei famosi avversari, quei cosiddetti arciapostoli contro cui egli ironizzava, come ricorderete, abbiamo parlato di loro l'ultima volta, i suoi avversari che hanno seminato contro di lui critica, calunnia nell'interno della comunità di Corinto. Ebbene, dice, costoro sono arrivati da voi con tutte le lettere di raccomandazione, sono arrivati da voi con tutti i crismi dell'ufficialità, sono arrivati da voi con tutta la solennità pomposa dell'ufficiale, il quale arriva inviato con timbri, sigilli, con tutto il peso della struttura che li appoggia, con tutto il loro protocollo che li istituisce come apostoli. Ebbene, Paolo dice, io non ho bisogno di nessuna raccomandazione, di nessun scritto, perché ho una lettera che è fatta di carne, una lettera viva, che siete voi. Una lettera, egli la chiama, la lettera, l'avallo che io ricevo, lo ricevo da una lettera che è di Cristo stesso, infatti la sua espressione è epistolè Christou, la lettera di Cristo. E poi lo vedremo nella lettura, Cristo è l'autore, io sono il copista, dice Paolo, sono il diaconos, il servo che la scrive. È scritta non però col melan, melan è il nero in greco, cioè non con l'inchiostro, ma con lo spirito del Dio vivente. Per cui sentite che è scritta con la Trinità intera, perché Paolo dice, è la lettera di Cristo, scritta dallo spirito del Dio vivente per eccellenza il Padre nel linguaggio di Paolo. E dove viene scritta? Su quale materiale? Il materiale, dice nel versetto 2, sono i nostri cuori. Non è contraddittorio, qualche copista ha corretto qui nella storia della tradizione della lettera, vostri cuori. Perché nel versetto 3 abbiamo i vostri cuori che sono come tavole di carne e non tavole di pietra. In realtà è una lettera che è sui cuori di tutte e due, del maestro e del discepolo, dell'apostolo e della comunità cristiana. Ma proprio questa immagine della lettera sulla carne a Paolo
fa balenare e prepara quindi il discorso successivo. Perché penso che un lettore dell'Antico Testamento appena appena un po' assuefatto alle pagine dei profeti sa che sotto questa immagine delle tavole di carne c'è un celeberrimo passo di Ezechiele 11 e 36 e un passo di Geremia 31 che esaltano la nuova alleanza, l'alleanza che non è scritta più sulle lapidi mute e fredde, ma un'alleanza di Dio come avveniva al Sinai, con una selce staccata da quella montagna, una selce vulcanica, è invece ora scritta sulle tavole di carne del vostro cuore, del vostro spirito, del vostro essere, dell'essere interno e interiore dell'uomo. Ecco le parole di Paolo, 3, capitolo 3, versetti 1-3. Cominciamo forse di nuovo a raccomandare noi stessi, o forse abbiamo bisogno, come altri, di lettere di raccomandazione per voi o da parte vostra? La nostra lettera siete voi, lettera scritta nei nostri cuori, conosciuta e letta da tutti gli uomini. È noto infatti che voi siete una lettera di Cristo, composta da noi, scritta non con inchiostro, ma con lo Spirito del Dio vivente, non su tavole di pietra, ma sulle tavole di carne dei vostri cuori. Ed ecco che allora a questo punto il discorso va in avanti. Un'alleanza di carne e non di pietra, una lettera vivente, lo spirito che ha scritto questa lettera vivente, e allora ecco che Paolo fa un'altra riflessione, la riflessione che troviamo nei versetti 4-11. E qui il tema fondamentale, forse il motivo dominante, è un motivo tipicamente paolino. Lo riconoscerete tutti, soprattutto se avete in mente la sostanza della lettera ai Romani. La si può riassumere in una frase che vi dico in greco, questa, e poi traduco perché è proprio tanto tipica di Paolo. Anche il lessico è quasi di Paolo. Gramma, e capite anche voi questa parola, gramma, la lettera. Gramma apoktenei, topneuma zoopoiei. La lettera apoktenei uccide. Lo spirito pneuma, zoopoiei, dona la vita, non fa vivere semplicemente, ma dona, fa, quel fare è attivo, operativo. Ecco, questa è un po' la tesi fondamentale di Paolo, e naturalmente la prima tentazione che abbiamo è di interpretarla, ed è anche corretto interpretarla così, sulla base un po' del letteralismo, del fondamentalismo che abbiamo accennato in più di una occasione. Questo leggere la lettera in maniera meccanica, la Bibbia in maniera letteralistica e meccanica, queste letture proprie di certi movimenti, come abbiamo detto, movimenti soprattutto adesso che fioriscono in questo periodo, in particolare in ambito americano, i fondamentalisti. Ma c'è un altro significato che è quello fondamentale per Paolo. Per Paolo il pensiero è ancora quello della lettera ai Galati, capitolo 3, versetto 21. La legge è incapace di conferire la vita, egli diceva. La legge non è in grado di salvare. La lettera da sola, la lettera, la legge, la Bibbia che tu hai tra le mani non ti salverà mai. Non possiamo dire che uno è credente perché conosce benissimo la Bibbia, solo la conosce filologicamente, la conosce esteriormente o la possiede semplicemente. Questo è il primo motivo di riflessione. Questo motivo poi si dilata, lo sentiremo poi nella lettura, si dilata in una contrapposizione. La contrapposizione allora tra una visione della religiosità che Paolo chiama di stampo sinaitico. Certo, il Sinai non era solo così, però purtroppo Paolo lo vedeva diventato così in una certa tradizione giudaica che egli combatte. Ed egli non ha neppure imbarazzo nel dire quel modello di religiosità sinaitica mosaica è una diaconia della morte, è un ministero della morte. Cioè non ti dà vita, la pura lettera, la pura esecuzione, il volontarismo,
credere di salvarti da solo. Nella lettera ai Romani poi questo diventerà il leitmotiv, l'elemento fondamentale. Ricordate, se tu sei sulle sabbie mobili non c'è niente da fare, tu alza le mani fin quanto vuoi, non riuscirai mai a uscirne, ci vuole un'altra mano che ti estragga. Ecco allora il tema della grazia, e dall'altra parte la diaconia dello Spirito, come egli dice, cioè il Cristo e la comunità dei credenti i quali si affidano alla salvezza divina. E Paolo fa tutto questo, sviluppa tutto questo in una maniera tipicamente rabbinica. Qui si vede che Paolo ha avuto una formazione giudaica rabbinica, infatti il suo modo di argomentare, adesso noi non lo facciamo vedere in tutti i singoli passaggi, ma lo sentirete nella lettura, è quello che si dice tecnicamente dal a minori ad maius, dalla condizione minore si va a quella maggiore, per logica, per passaggio logico. E qui riusciamo anche a intravedere il testo da cui Paolo parte. Cioè Paolo sta commentando una pagina della Bibbia. Quale pagina? Ma potete ben immaginare quale. Quella del Sinai. Una pagina bellissima. Paolo capisce che quella pagina è gloriosa, già per l'antica alleanza. Però egli dice, sarà pur gloriosa, ma quella era ancora una pallida realtà perché correva in sé il rischio di essere interpretata appunto come lettera, come religiosità pura dell'osservanza. Ora invece noi abbiamo un'altra religiosità e questa sarà avvolta da una luce ancora più grande. Il nuovo Sinai è infinitamente più alto. E Paolo lo fa sulla base proprio di questa interpretazione, partendo da quel bellissimo testo che voi tutti ricorderete. Io vi leggo soltanto la battuta principale, se voi vorrete lo potrete rileggere tutto, è Esodo 34, dal versetto 29 al 35. Mosè, mentre scendeva dal monte, non sapeva che la pelle del suo viso era diventata raggiante. Era raggiante perché aveva conversato con Dio. Ed ecco allora subito che appare Aronne, che ne ha paura, e tutti gli altri che chiedono: Mosè, non ci accecare, poniti il velo. E ricordate cos'è diventato poi questa immagine nell'interno della storia dell'arte. Voi tutti avete in mente il Mosè di San Pietro in Vincoli, coi due raggi che dalla fronte di Mosè si ergono verso l'alto, i raggi di Dio. E l'idea è anche, ha tutta una sua potenza. Anche noi diciamo di una persona quando è felice che è raggiante. Oppure quando l'innamorato che riflette la sua felicità la traspare da tutti i pori, diciamo noi. La persona diventa luminosa quando è felice. O quando ha dentro di sé qualcosa che la conquista, tutti si accorgono che quella cosa la fa luminosa, la trasforma anche quasi fisicamente, diremmo. E allora Paolo parte da questa grande, gloriosa immagine e dice, ebbene, la nostra gloria, il nostro fulgore, il fulgore che noi portiamo a immagine del Cristo è infinitamente superiore a quella antica alleanza. Ma ora lasciamo la parola a Paolo nei versetti 4-11 del capitolo 3. Questa è la fiducia che abbiamo per mezzo di Cristo davanti a Dio. Non però che da noi stessi siamo capaci di pensare qualcosa come proveniente da noi, ma la nostra capacità viene da Dio. Sentite la tesi paolina tipica della grazia. Viene da Dio che ci ha resi ministri adatti di una nuova alleanza, non della lettera, ma dello spirito, perché la lettera uccide, è lo spirito che dà vita. Ebbene, se il ministero della morte, inciso in lettere su pietre, fu circonfuso di gloria, sentite il ragionamento dal meno al più. Al punto che i figli di Israele non potevano fissare il volto di Mosè a causa dello splendore, pure effimero, del suo volto, quanto più sarà glorioso il ministero dello Spirito, il minore ancora. Se già il ministero della condanna, la diaconia del giudizio era l'Antico Testamento, l'alleanza,
fu glorioso, molto di più abbonda di gloria il ministero della giustizia. Anzi, sotto questo aspetto, quello che era glorioso non lo è più a confronto della sovreminente gloria della nuova alleanza. Se dunque ciò che era effimero fu glorioso, molto più lo sarà ciò che è duraturo. Ecco la contrapposizione tra le due luci, anzi dice, quando è arrivata la luce, vedete, del nostro volto che irradia Cristo, per dono e non per meriti nostri, ebbene in quel momento è come se fosse sorto il sole. E quella piccola lampada che avevamo accesa e che ci sembrava far balenare di luce il volto, rischiarandolo nelle tenebre, diventa in realtà assolutamente inutile, impallidisce e si spegne. E passiamo al terzo movimento di questo capitolo, sempre la descrizione, come vedete, del nostro destino, della grandezza del discepolo, di chi è stato avvolto da Cristo. Il discepolo luminoso, solenne, sul palco del mondo quasi, davanti a tutti, parla, e qui Paolo usa un'espressione che è diventata famosa, che viene utilizzata, è stata riutilizzata anche durante il concilio, il post-concilio, proprio nel termine greco. Almeno nei gruppi un po' raffinati, diciamo. Il termine qui è tradotto, nella traduzione che noi usiamo, è tradotto con franchezza. Il greco è parresia. Parresia è un termine tecnico-giuridico del mondo greco che indicava la posizione del cittadino libero, il quale aveva tutti i diritti civili, il quale poteva, l'uomo libero, poteva parlare in pubblico nel foro. E nessuno poteva zittirlo. Lo schiavo non aveva nessuna autorevolezza per parlare. L'uomo con tutti i diritti, l'uomo libero. Quindi è la rappresentazione, prima di tutto, della libertà. Ma anche c'è qualcosa di diverso, anche sottinteso, è la sicurezza, se volete, tra virgolette, l'orgoglio. La capacità di poter affermare con sicurezza, con autorevolezza, con dignità, con certezza. E allora ecco che il concetto viene sviluppato soprattutto da Paolo. C'era già questo vocabolo, è usato 12 volte nell'Antico Testamento, nella Bibbia greca. 12 volte per indicare, appunto, quasi sempre, lo si usa per esempio quando Israele non è più schiavo in Egitto. Beh, è chiaro, il traduttore greco della Bibbia ebraica, cosiddetta Bibbia dei 70, quando trovava quel vocabolo lo rendeva con quello che gli era più ovvio. Dice, gli ebrei sono diventati capaci di parresia, di libertà. Nel Nuovo Testamento risuona 31 volte questo vocabolo e indica però qualcosa di più. Certo, c'è questa prima dimensione. La libertà, la franchezza a cui Paolo allude, è la libertà dei figli di Dio. Quindi, non fondato sull'orgoglio autonomo, ma piuttosto con un fondamento di tipo fiduciale. Io ho il coraggio di parlare in pubblico e davanti a tutti, e lo posso fare perché c'è uno che mi sostiene. La mia è una testimonianza trasparente, perché c'è dentro di me un fuoco che è stato acceso da un altro. Io ho una certezza, perché questa certezza è stata in me seminata da un altro. Io sono trasparente ora, perché in me c'è qualcosa che mi rende così, e non per abilità mia, e non per una dignità mia. Allora capite che la parresia diventa una rappresentazione ancora una volta della grazia. E questa testimonianza deve essere fatta aperta face, davanti a tutti, senza più il velo. Noi non dobbiamo nascondere più, non sia il messaggio nostro, non è una cosa che acceca, non è un messaggio esoterico che dobbiamo rinchiudere nell'interno delle nostre camere segrete, è un messaggio per tutti. Ciò che avete ascoltato nel segreto, dirà Gesù, dovete dirlo sui tetti, ed è l'annuncio dell'Evangelo. Ed ecco allora le parole di Paolo che noi ora usiamo, che ascoltiamo e che usiamo per rappresentare un po' questa grande libertà del discepolo. In un certo senso si sente quasi nell'interno di queste righe che vanno dal versetto 12 fino al versetto 18, c'è un intreccio tra l'apostolato, l'essere cristiani, la libertà, la gioia, la luce, lo spirito, la gloria, cose che si trovano così raramente racchiuse di solito, intrecciate tra di loro tra i cristiani. I quali, se hanno la libertà, non hanno la gioia, se hanno la gioia, non hanno lo spirito.
questa completezza, questa serenità e questa circolarità, direi quasi, della perfezione, della pienezza. Dall'altra parte invece Paolo vede il velo, l'oscurità, l'incredulità, la legge, una speranza che è ancora molto remota, che però Paolo non perde nei confronti di Israele, lo sentirete. Egli sempre dichiara la sua appartenenza ad Israele. Forti di tale speranza, ci comportiamo con molta parresia, con molta franchezza, e non facciamo come Mosè che poneva un velo sul suo volto perché i figli di Israele non vedessero la fine di ciò che era solo effimero. Ma le loro menti furono accecate. Qui c'è tutto il versante negativo, l'oscurità, quella che dicevo prima, il velo, la legge, l'incredulità, la tenebra. Le loro menti furono accecate, infatti, fino ad oggi, quel medesimo velo rimane non rimosso alla lettura dell'Antico Testamento, perché è in Cristo che esso viene eliminato. Fino ad oggi, quando si legge Mosè, un velo è steso sul loro cuore, ed ecco qui il filo della speranza che sale. Ma quando ci sarà la conversione al Signore, quel velo sarà tolto. E qui Paolo comincia il suo canto della libertà nello Spirito. Il Signore è lo Spirito, e dove c'è lo Spirito del Signore c'è libertà. E noi tutti, a viso scoperto, riflettendo come in uno specchio la gloria del Signore, veniamo trasformati in quella medesima immagine di gloria in gloria, secondo l'azione dello Spirito del Signore. E avete sentito proprio questo crescendo. Ecco, Paolo, l'ultima volta ho parlato di Paolo che anche soffre, certamente. Però voi vedete che questa lettera, che è piena di sofferenza, è anche piena di gioia, piena di luminosità. Mi veniva in mente il finale di partita di Beckett, descrizione della vita. Che cos'è la vita secondo Beckett, questo drammaturgo così, così negativo, così pessimistico, ma così testimone del nostro tempo? Quando Clove, il servo, viene mandato dal padrone a vedere come sta il padre, che è nel bidone dell'immondizia e sta marcendo la sua vita così nel bidone dell'immondizia, gli dice: come sta? Prova ad andare a vedere. Quello torna, il servo torna e dice: piange. E allora a quel punto il padrone dice: ah, allora vive. Sinonimo, vivere e piangere è la stessa cosa. Per Paolo c'è anche questa dimensione in tutta la Bibbia, però vedete al tempo stesso come invece vivere è essere felici, luminosi, riflettendo come in uno specchio, quel crescendo finale straordinario, anche con quella presenza dello Spirito. Tra l'altro è un testo, questo capitolo 3, versetto 17, che ha creato tante difficoltà agli studiosi. Curios pneuma estin, il Signore è lo Spirito. Il Signore nel linguaggio di Paolo è Cristo per eccellenza. Che Cristo sia lo Spirito Santo contemporaneamente, il Cristo risorto. In realtà lo si vede poi nell'interno della lettera, che Paolo conosce le formule trinitarie, lo vedremo anche noi. Quindi questa identificazione, però è una connessione profonda tra il Cristo risorto e lo Spirito che c'è nell'interno di tutti i credenti. E dove c'è lo Spirito del Signore c'è la libertà. E da qui in avanti comincia nel capitolo 4 questo canto della fiducia, della franchezza. Paolo ha pianto, però è estremamente sereno. E vorrei proprio per un momento mostrarvi, attraverso delle testimonianze, quasi leggendovi soltanto il testo di Paolo, mostrando come Paolo sappia che la vita è lamento, sappia che la vita è pianto, ma al tempo stesso tutto è trasfigurato quando si ha grazia e si ha questa franchezza, questa libertà dello Spirito. Perché, dice per esempio in 4.1, noi non ci perdiamo d'animo. E in 4.5 dice: noi infatti non predichiamo noi stessi, tipicamente paolina questa frase, ma Cristo Gesù Signore. E allora, 4.6,
E Dio che disse, rifulga la luce dalle tenebre, rifulse nei nostri cuori per far risplendere la conoscenza di gloria divina che rifulge sul volto di Cristo. Sentite il martellare del termine rifulgere, lo splendore, una specie di oceano di luce che ci avvolge. Perché? Ma perché predichiamo Cristo Gesù? Se predicassimo noi stessi, come questi predicatori che sono venuti da voi e che hanno così successo, che hanno le lettere di autorizzazione, la patente ufficiale per essere predicatori, dice Paolo, costoro vi annunciano un ministero di morte, un ministero di condanna. Eppure Paolo non perde però il senso della fragilità. Ed è veramente celebre, voi tutti la ricordate, quell'espressione del capitolo 4, il versetto 7. Noi abbiamo un tesoro, sì, ma è un tesoro in vasi di creta. Un tesoro che è affidato a noi che siamo creature così fragili. Ed allora Paolo, nell'interno di questa lettera, più che non in altre, abbiamo detto che è una lettera più personale, diceva Jülicher, lettera più personale di Paolo, Paolo ricorda un po' la sua vita. Voglio un po' ricordarvi anch'io questa sua testimonianza, con due passi famosi, ma che sono sempre, si leggono sempre con piacere, perché sono proprio l'autoritratto di Paolo. Il primo testo è proprio questa rappresentazione del soffrire, della sofferenza, la più atroce, sempre irradiata, innervata di luce, di speranza. Capitolo sesto, dal versetto terzo in avanti. Da parte nostra non diamo motivo di scandalo a nessuno perché non venga biasimato il nostro ministero, ma in ogni cosa ci presentiamo come ministri di Dio. Sempre vedete il tema, la funzione del ministro, l'annunciatore. Con molta fermezza nelle tribolazioni, nelle necessità, nelle angosce, nelle percosse, nelle prigioni, nei tumulti, nelle fatiche, nelle veglie, nei digiuni. Con purezza, sapienza, pazienza, benevolenza, spirito di santità, amore sincero, con parole di verità, con la potenza di Dio, con le armi della giustizia a destra e a sinistra, nella gloria e nel disonore, nella cattiva e nella buona fama. Siamo ritenuti impostori, evidente allusione a Corinto, ai cristiani di Corinto, eppure siamo veritieri. Sconosciuti, fanno finta di non riconoscermi più, eppure siamo notissimi. Moribondi, spacciati ormai ci considerano, ed ecco viviamo. Puniti, ma non messi a morte. Afflitti, ma sempre lieti. Poveri, ma facciamo ricchi molti. Gente che non ha nulla, ed invece possediamo tutto. Questo proprio, sentite lo stile di Paolo, che parla veramente, vedete, col tocco, lo sguardo, la parola. E dall'altra parte quella celebre testimonianza del capitolo undicesimo, dal versetto 22 in avanti. Io vi leggerò soltanto 22-30. In finale, dopo il versetto 30, c'è quel famoso episodio di Damasco. Quando si va a visitare Damasco ancora mostra, no? Nelle mura di Damasco, quella specie di finestra con balcone dal quale, secondo la tradizione, sarebbe stato calato Paolo per riuscire a salvarsi dalla persecuzione, dalla polizia del re Areta di Damasco. Certo è che non è sicuramente quella finestra, quel balcone, però le case allora si aggrappolavano attorno alle mura di Damasco. C'è questo ricordo persino concreto che Paolo cita dopo. Quasi gli è venuto in mente alla fine, dice, sono stato salvato in questa maniera anche così ridicola alla fine, in una sporta, in un canestro, mi hanno fatto fuggire di notte. Ma sentite invece la sua vita, come egli la sente, come egli la vede. Parte sempre con l'indice puntato contro i suoi accusatori, giudeo-cristiani, ebrei, ebrei cristiani, che lo stanno accusando. Capitolo undicesimo, versetto 22 e seguenti. Sono ebrei, anch'io. Sono israeliti, anch'io. Sono stirpe di Abramo, anch'io. Sono ministri di Cristo, sto per dire una pazzia. Io lo sono più di loro. Perché lo è molto più di loro? Ecco qual è l'orgoglio
del discepolo, lo dirà esplicitamente: io mi vanterò in quanto si riferisce alla mia debolezza, lo dice Paolo all'interno del capitolo. Il vanto del discepolo è la sua debolezza. Sto per dire una pazzia, io sono più ministro di Cristo di loro, perché molto di più nelle fatiche, molto di più nelle prigionie, infinitamente di più nelle percosse, spesso in pericolo di morte. 5 volte dai giudei ho ricevuto i 39 colpi, quelli rituali secondo la legge, 39, 40 meno 1 per evitare che si fossero 41, perché si sarebbe violato il dettato della legge se uno sbagliava nel computo. Con 39 non c'era il rischio, perché se ne davi una in più, il legalismo famoso, non si violava il 40. 3 volte sono stato battuto con le verghe, 1 volta sono stato lapidato, 3 volte ho fatto naufragio, ho trascorso un giorno e una notte in balia delle onde. Viaggi innumerevoli, pericoli di fiumi, pericoli di briganti, pericoli dai miei connazionali, pericoli dai pagani, pericoli nelle città, pericoli nel deserto, pericoli sul mare, pericoli da parte dei falsi fratelli, fatica e travaglio. Veglie senza numero, fame e sete, frequenti digiuni, freddo e nudità. E oltre a tutto questo, il mio assillo quotidiano, la preoccupazione per tutte le chiese. Quindi non solo i pericoli esterni, ma anche il mio stress, diremmo, la mia ansia per tutte le chiese. E questa bellissima, celebre frase. Chi è debole che anch'io non lo sia? In latino, poi la traduzione latina era chi? Chi è infermo, infirmore, ma il senso non è malato, è proprio il debole interiormente, il tormentato nella fede. Chi riceve scandalo che io non ne frema? Se è necessario vantarsi, ecco, mi vanterò di quanto si riferisce alla mia debolezza. Vedete, la sofferenza c'è, la sofferenza del discepolo, che però è luminosa. Ecco, vedete, io ho citato prima Beckett, proprio anche perché tante volte esiste un cristianesimo, esiste soprattutto una visione del mondo, anche che della vita, che è così lamentosa, anche fondatamente. Ecco, Beckett diceva: un giorno siamo nati, un giorno moriremo, lo stesso giorno, lo stesso istante. Partorimmo a cavallo di una tomba. Il giorno splende un istante ed è subito notte. Questa specie di unione tra il grembo della madre e il grembo della terra, del sepolcro. Paolo ha la stessa consapevolezza. Ricordate, lettere romane, il senso del peccato dell'uomo, della fragilità. Eppure, vedete, questa cenere è irradiata, fecondata dalla luce, per cui diventa luminosa, radiosa. Questo ministero, Paolo dice, il contenuto del nostro ministero, e concludiamo il grande tema del ministero per avviarci poi alla conclusione anche generale, è il ministero della riconciliazione. Paolo qui non dice tanto il noi annunciamo la salvezza, ma la riconciliazione. Lo dice nel capitolo 5 soprattutto. Ma perché? Perché non parla di salvezza ma più di riconciliazione? Ma la risposta, penso, gli studiosi hanno tentato tante spiegazioni, ma forse una la potete anche escogitare voi stessi nella lettura. Paolo ha davanti una comunità che ha perso la cosa più importante, cioè la concordia, la carità, l'amore. E allora qual è la funzione del discepolo? La funzione del testimone, dell'apostolo, è quello di ricreare ancora la concordia, l'amore, quindi una opera, la sua, di riconciliazione. Ma badate bene, non è, dice Paolo, una riconciliazione tra di noi, come dopo un'offesa ci mettiamo un po' d'accordo. No, noi, il cristiano, tutte le volte che si offende, tutte le volte che pecca contro la carità, pecca contro Dio. I comandamenti sono intrecciati tra di loro. 3 riguardano Dio e il resto riguarda il prossimo, ma sono tutti lo stesso comandamento, l'unico comandamento. Amerai il Signore Dio tuo e amerai il prossimo tuo. Questo è l'unico comandamento che Cristo ci ha dato, perché il secondo è uguale al primo, come disse Gesù. E allora ecco che Paolo dice: noi annunciamo la riconciliazione con Dio. E sentite ora il calore di questa frase, calore che potreste forse scoprire di più se immaginate che Paolo molto curiosamente usa per indicare la riconciliazione il vocabolario, il lessico, il verbo della riconciliazione nuziale, cioè la riconciliazione tra due sposi
che sono entrati in crisi, che hanno degli screzi e che tentano di ricomporre la loro armonia. È un rapporto nuziale che noi abbiamo infranto. Qualcheduno ha pensato anche, e qui è curioso, comunque lo registro come ipotesi di uno studioso, di alcuni studiosi, che Paolo abbia in mente anche questa immagine della riconciliazione guardando un po' la Pax Romana in quel periodo, vedendo un po' questa specie di grande armonia che era stata intessuta a partire soprattutto da Augusto. Comunque sta di fatto che l'elemento fondamentale è però teologico. Ecco gli elementi principali nel capitolo 5, versetti 18-20. Tutto questo però viene da Dio, che ci ha riconciliati con sé mediante Cristo e ha affidato a noi il ministero della riconciliazione. È stato Dio infatti a riconciliare a sé il mondo in Cristo, non imputando agli uomini le loro colpe, e affidando a noi la parola della riconciliazione. Sentite come risuona continuamente, riecheggia questo vocabolo, e come parte da Dio. Noi ci riconciliamo perché siamo stati per primi riconciliati con Lui. Noi quindi fungiamo da ambasciatori per Cristo, come se Dio esortasse per mezzo nostro. Vi supplichiamo in nome di Cristo, lasciatevi riconciliare con Dio. E notate, non riconciliatevi con me, riconciliatevi tra di voi, no? Lasciatevi riconciliare con Dio, primato della grazia e il dono dello Spirito che ci unisce a Dio. Ed ora la conclusione. Paolo, è la conclusione doppia che voglio fare. La prima, non abbiamo potuto leggere, ma qualche battuta almeno di questo testo la possiamo fare. Ci sono due capitoli, capitoli ottavo e il nono, in cui Paolo esalta la colletta, questa raccolta di fondi che egli fa per la comunità dei poveri di Gerusalemme, una comunità che si era impoverita, che era fatta veramente, era arrivata alla miseria. E Paolo allora per anni è stato occupato da questa colletta, raccogliere fondi dalle comunità più ricche. Pensiamo che di solito si dice Paolo il teorico. E noi vediamo qui che dà le indicazioni precise. Tito, devi stare attento a raccogliere bene i fondi, anzi dà delle indicazioni che meritano quasi di essere lette nelle parti almeno principali, per vedere come Paolo sia preoccupato veramente di una caritas, per usare l'espressione della istituzione che attualmente si preoccupa della carità concreta, dell'amore concreto nei confronti degli ultimi, dei poveri. Cioè qualcosa che deve veramente essere operativo. Prima di tutto perché è un dovere di giustizia, dice. Tutto quello che avete in più lo dovete dare agli altri. Cosa ve ne fate? Quello, anzi, non vi appartiene neppure. E questo lo dice innanzitutto nel capitolo ottavo, i versetti 13-15. Dice, qui non si tratta di mettere in ristrettezza voi per sollevare gli altri, ma di fare uguaglianza. Per il momento la vostra abbondanza supplisca la loro indigenza, perché anche la loro abbondanza supplisca la vostra indigenza e vi sia uguaglianza, come sta scritto, colui che raccolse molto non abbondò e colui che raccolse poco non ebbe di meno. E ancora l'altro elemento, la generosità. Paolo proprio polemizza nel capitolo 9 al versetto 5, dice deve essere una vera offerta, non spilorceria. Ed ecco allora il canto non solo della giustizia, dice, vedete, tra i cristiani ci deve essere l'uguaglianza, quindi è un dovere questo, un dovere di giustizia, ma poi dice deve essere anche un atto di amore, di generosità. E questo lo canta nel capitolo 9 dal versetto 6 in avanti. Anche qui sentite tutto il calore di Paolo, perché questa cosa la sente. Pensate che Paolo nell'interno della lettera, capitolo 8 versetto 19, descrive la colletta come una diaconia, come un atto del ministero sacro, e descrive nel capitolo 9, versetto 12, come una liturgia, sulla scia dei profeti, i quali dicevano, misericordia io voglio e non sacrificio. Primo impegno del credente è nell'atto di carità e nella sua donazione d'amore, allora il culto avrà senso, altrimenti è semplicemente una farsa, una magia, se tu stai per presentare la tua offerta all'altare, eccetera, di Gesù. Ecco il calore con cui Paolo canta questa liturgia, il vero atto di culto più alto, più nobile, che sale a Dio. Tenete a mente, dice nel capitolo 9, versetto 6-10, che chi semina scarsamente, scarsamente raccoglierà.
E chi semina con larghezza raccoglierà. Ciascuno dia secondo quanto ha deciso nel suo cuore, non con tristezza né per forza, perché Dio ama chi dona con gioia. Del resto, Dio ha potere di far abbondare in voi ogni grazia, perché avendo sempre il necessario in tutto, possiate compiere generosamente tutte le opere di bene, come sta scritto: ha largheggiato, ha dato ai poveri, la sua giustizia dura in eterno. Ed eccoci allora alla fine. La fine di questo nostro ciclo, la fine di questa lettura della lettera ai Corinzi, delle lettere ai Corinzi. Prima conclusione. Conclusione globale e generale. Leggete integralmente questo scritto. Avete sentito dai brani che abbiamo letto come sia uno scritto caloroso. Come la lettera, la prima ai Corinzi, avete sentito allora com'era problematica, ma anche vivissima, attuale, sia pure con la distanza delle coordinate storiche e geografiche in cui è sorta. Leggete integralmente questa lettera, riprendetela completamente, usatela come testo anche di meditazione, fate in modo che l'ostracismo di Paolo non ci sia più. Ormai è un Paolo, è veramente, anche per quella ragione che nella liturgia la sua presenza è sempre una presenza autonoma rispetto alla prima e alla terza lettura, che sono coordinate tra di loro, anche l'omelia su Paolo è rara. I cristiani non osano affrontarlo perché immaginano che sia simile a un picco troppo elevato. Cerchiamo invece di riscoprire quest'uomo che non è quel teorico freddo, come abbiamo detto, ma è invece un pastore, un uomo vicino, un maestro, ma soprattutto un appassionato della sua fede. Un uomo che aveva gusto in ciò che egli annunciava, un gusto fisico, un gusto personale, completo, globale. Raccogliamo quindi l'appello che è sempre stato detto dagli antichi. Gli antichi egiziani dicevano, nella Sapienza di Mericare, questo testo antichissimo della tradizione egiziana, dicevano: seduto sulla stuoia regale, imita i tuoi padri e i tuoi antenati. Essi si sono trasformati in uomini grandi grazie al loro sapere e alla loro fede. Le loro parole rimangono nei loro scritti. Aprili e leggi. È restato nella scia della storia, nel fiume della storia, la loro fede e il loro sapere. Apri e leggi. E l'ultima, la seconda considerazione invece è proprio il saluto che Paolo ci fa. Io lo faccio con le sue stesse parole. Lo faccio leggendovi prima il testo così com'è e poi dopo leggendovelo anche nell'originale greco, immaginando quindi, anche se la mia pronuncia, la pronuncia del mio greco, come è ovvio, è la nostra pronuncia occidentale e moderna, non è l'antica pronuncia, non è la pronuncia itacistica, forse, ma non sappiamo neppure come pronunciasse, però è veramente, questa finale è così trasparente che credo che una volta detti gli elementi principali la potrete sicuramente anche voi seguire. Paolo dice: per il resto, fratelli, state lieti. Chairete, chaire Maria, ave Maria, state lieti. Poi dice ancora: tendete alla perfezione, in greco catartizeste, catartizeste, arrivare alla purificazione, la catarsi piena, la perfezione. Paracaleiste anche dice, cioè fatevi coraggio, esortatevi, incoraggiatevi a vicenda. Poi ancora dice, abbiate gli stessi sentimenti o gli stessi pensieri, to autofroneite, abbiate gli stessi sentimenti, gli stessi pensieri. E ancora il quinto appello, eireneuete, cioè abbiate pace, vivete in pace. Cinque appelli quindi, Sentite, state lieti, tendete la perfezione, fatevi coraggio a vicenda, abbiate gli stessi sentimenti, vivete in pace. E poi ecco, Dio che appare sulla scena, il Dio dell'amore, della pace, dell'agape e delle irene. Quando poi leggerò sentirete queste parole, l'agape e le irene, sarà con voi. Ed ecco il saluto, salutatevi a vicenda col bacio santo, vedete i baci e gli abbracci che si scambiavano, Agio Filemati, Filema, il bacio. Vi salutano tutti i santi, Tutti i santi sono tutti cristiani, tutti quelli che hanno la coscienza pura, sono già santi ora,
senza bisogno di canonizzazione. E alla fine, quel saluto che noi usiamo tantissime volte all'inizio della nostra liturgia, della liturgia eucaristica. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio e la comunione dello Spirito Santo siano con tutti voi. Ed ecco le parole in greco di Paolo. Loipon adelfoi chairete, catartizeste, parakaleiste, to autofroneite, eireneuete, kai ο Θεός τες αγάπες καί ειρένες εσταί μεθυμόν. Adesso il saluto. Ασπάζαστε αλλέλους εν αγίο φιλέματι, ασπάζον τα ιουμάς οι άγιοι πάντες. E alla fine l'ultimo saluto. E χάρις του Κυρίου Ιεσού Χριστού, καί ε αγάπε του Θεού, καί ε κοινωνία του Αγίου Πνεύματος μεταπάντων ημών. E potremmo dire Amen, così sia. Grazie. Ho sognato che camminavo riva al mare e rivivevo sullo schermo del cielo tutti i giorni della mia vita. E per ogni momento trascorso vedevo il mio passo sicuro vicino a te. Patris et Filii et Spiritus Sancti. O Dio, Padre del Cristo nostro Salvatore, che in Maria, Vergine Santa e Primorosa Madre, ci hai dato